Salve ragazzi, come state? Io sono Briller e oggi sono qui per condividere di nuovo dei pensieri sulla vostra lingua dell'italiano. E questa volta volevo condividere delle cose molto semplici e fondamentali da dire in italiano, che però se le devi tradurre in inglese è molto difficile perché non si possono proprio dire in inglese. Quindi iniziamo. La prima cosa fondamentale e semplice che non si può dire in inglese è che ne so. Non so come tradurre questa frase. What do I know about that? Non si direbbe mai in inglese. E comunque in italiano lo dite spessissimo. Non si può proprio tradurre in inglese. La seconda cosa molto semplice che non si può dire in inglese è infatti. E so già quello che state tutti pensando. Oddio, ma per dire infatti in inglese si dice in fact. Voglio dirvelo chiaramente. Per dire infatti in inglese non si direbbe in fact. Semmai indeed, però solo come un'esclamazione, tipo infatti. Si può dire indeed, ma non lo usiamo quasi mai. Infatti, come una parte di una frase, non si può proprio dire. Non lo so tradurre, mi dispiace, ma non è in fact. Infatti è la seconda cosa. La terza cosa, di nuovo molto comune, semplice e fondamentale, che non si può dire in inglese è non si fa. Immagina una mamma che parla al proprio bambino. Oh Giovanni, non si fa. In inglese sarebbe Giovanni, le people can't do that. People don't do that. Le persone non possono fare quel. Non si fa una frase così semplice con tanto potere. In inglese purtroppo non esiste. Tanto questo in personale non si fa. Di solito usiamo you. Quindi you can't do that o you don't do that. Ma comunque ragazzi è sempre difficile tradurre anche questo. La quarta cosa è fai bene oppure hai fatto bene. In inglese non possiamo dire questo. Magari diremmo you did the right thing. Hai fatto la cosa giusta. Magari diremmo soltanto nice. No, it's okay, it's okay. Ok, nice. Quindi fai bene, mi piace quel. Tu hai fatto bene, hai fatto un bel lavoro, qualcosa del genere in inglese. Così non lo possiamo dire. E un'altra cosa, la quinta cosa è faccio prima a o fai prima a. Ad esempio se sto parlando l'italiano e dico anzi parlo inglese perché faccio prima. In inglese dovrebbe essere actually I'll speak English because I will do first, I will do it faster. Non si può dire in inglese, infatti dovrebbe essere lo farò più velocemente, I will do it faster. Quindi, non so, faccio prima è una cosa che rende più veloce. Fa prima. Fai prima a dire fai prima. Bravi. Allora ragazzi, la sesta e penultima cosa è hai presente. Magari voglio chiedere se hai sentito di qualcosa, come lo diremmo in inglese. Hai presente questo, magari non lo conosci, ma hai presente, sai cos'è, sei consapevole di questa cosa. In inglese direi semplicemente have you heard of, ne hai sentito. Quindi hai presente è un'altra cosa ancora molto semplice e comune che non si può dire. E ragazzi, la settima e ultima cosa difficile da tradurre è ti conviene o mi conviene, ti conviene andare là. It is convenient for you to go there. Questo convenire come un verbo proprio non esiste in inglese, quindi non lo so tradurre. Allora ragazzi, basta così, però se voi avete delle traduzioni a cui non sono riuscito a pensare, lasciatemeli qua sotto nei commenti, mi farebbe molto piacere. Tanto così mi potete smerdare di brutto. Allora ragazzi, è stato un piacere e ci vedremo alla prossima in cui ho alcune sorprese per voi che stanno per uscire. Ho alcune sorprese per voi, dico solo questo. Ci vedremo al prossimo futuro. Ciao.